Valeria Ciarambino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Valeria. Consigliera regionale della campagna del Movimento 5 Stelle. Oggi puntata a 5 Stelle, Fico, Freccero, Ciarambino. Freccero non è 5 ma Stelle. Ma come no? Sì, povero Freccero. Sai quanto ci dicono? È un consigliere di amministrazione indipendente. E chi l'ha indicato Freccero? L'abbiamo indicato noi, ma l'abbiamo detto. Tu rimani indipendente come sei. Esatto. Senta, signora Ciarambino. Era ovvio per lui. Conosce Fico, sì, signor Fico. Certo. Lo trova anche lei, come ha trovato Freccero, un po' troppo istituzionale? No, Roberto è una persona assolutamente corretta e assolutamente trasparente. Corretta e trasparente, ce l'ha tutta. Un difetto? Un difetto, certe volte troppo corretto. Troppo corretto. Ah, ma no, guarda, ascoltami, però Valeria, non c'è mai eccessiva quantità delle doti. Uno non può essere troppo buono, troppo onesto, troppo corretto. Sì, sì. Senta, no, vabbè, poi c'è il cognome che non rispecchia. Vabbè, però quello non è colpa sua. Senta, Ciarambino... Io trovo che invece il cognome rispecchi perfettamente quello che Roberto è. Ha capito pure. Vabbè, ma gioco troppo in casa, non certo, sì, sì. Senta, signora Ciarambino... Vi conoscete da quanto? Da prima di diventare movimentisti? Assoluta, sì, sì. Da prima di diventare portavoce nelle istituzioni. È stato Fico che ha lanciato la sua candidatura a governatore della campagna, infatti l'abbiamo lanciata da tutti i cittadini. Valeria, molti ti hanno conosciuta, alcuni pazzi che già non ti conoscevano, perché sei stata al centro della polemica creata dal governatore della vostra regione, Vincenzo De Luca. Sì. Purtroppo sì. Sei offesa? Spieghiamo cosa è successo. L'altro giorno De Luca stava parlando, lei stava facendo una diretta Facebook vicino e lui ha detto: ma chi è quella signora che parla a 100 metri di distanza, quella chiattona? Insomma, De Luca le ha dato della chiattona a lei, signora Ciarambino, e ovviamente lei è stato sommerso dalle critiche, lui. Lei si è offesa e De Luca aveva promesso di mandarle dei fiori. Guardi, non solo non mi ha mandato dei fiori, ha ritirato le scuse. Io credo che quel tweet gliel'abbia scritto il suo ghostwriter, ma che De Luca non avesse nessuna intenzione di chiedere scusa. Io dico così: errare è umano, ma se perseveri vuol dire che quello non era un errore, che quello che hai fatto è esattamente quello che sei. Quindi adesso sappiamo, se ce n'era bisogno di un'ulteriore conferma, che De Luca è una persona arrogante, che agisce anche politicamente credendo di essere al di sopra della legge e umanamente credendo di essere addirittura al di sopra dell'educazione. Però fiori niente, tanto lei aveva detto che non li voleva i fiori, se la c'era. Forse per quello non te li ha mandati. Proprio perché io conosco i miei polli, quindi insomma per chiedere scusa ci vuole una certa levatura morale, e quella o ce l'hai e se non ce l'hai non te la puoi dare, e De Luca credo che non l'abbia e lo ha dimostrato. Che mi abbia chiamato chiattona viene dopo l'aver chiamato Rosy Bindi infame da uccidere, dopo aver chiamato Virginia Raggi bambolina imbambolata e dopo il famoso discorso delle fritture di pesce, per cui De Luca si è beccato una denuncia per induzione al voto di scambio. Allora io credo che il presidente della mia regione, io dico indegnamente presidente, sarà ricordato per questo, per questi episodi scandalosi, e non certamente per quello che sta facendo di buono per la campagna, visto che non c'è. Quindi se l'avesse mandato i fiori lei li avrebbe mandati indietro? No, sì. Guardi, non li avrebbe mai mandati, quindi il problema non si pone. Senta, lo conosco. Per aiutare De Luca, ci dice che tipo di fiori ce le piacciono, così magari diamo un suggerimento a De Luca. A me piacciono tutti i fiori. Sì, ma uno in particolare, le rose, i tulipani. Non faccia come Fico che non risponde, ma chiediamo alla rete. Un tulipano, una le rosa, peonie. Le peonie. Devo scegliere, mi piacciono le peonie. Di che colore le peonie le piacciono? Bianche. Rosa. Le peonie e rosa. Quante ne vorrebbe? 10, 50 o 100? 100. Allora, 100. Allora, vogliamo 100 peonie. Se lei per mi permette Valeria di dire, perché... io le dico questo, però De Luca non mi ha chiesto scusa, ma appunto lascia il tempo che trova questo fatto. Però, mi hanno chiesto scusa centinaia di cittadini che mi hanno scritto, elettori di De Luca, che mi hanno chiesto scusa per il presidente votato da loro, dicendomi che se ne vergognava. Però, signor Ciarambino, perché noi cerchiamo di mettere pace nel paese, se De Luca le manda 100 peonie rosa con scritto scusa Valeria, lei le accetta? De Luca si deve mettere a lavorare per il bene dei campani. Niente, i cittadini campani non mi hanno eletta per il mio peso, non hanno eletto nessuno per il nostro peso. Hanno eletti perché dobbiamo darci da fare per risolvere tantissimi problemi che abbiamo. De Luca ha avuto il bilancio della regione Campania, la terza regione d'Italia, impugnato dal Consiglio dei Ministri. Allora non parliamo solo di Virginia Raggi, quando i revisori dei conti le bocciano il primo bilancio e lei poi redige il bilancio in tempo tra i primi sindaci d'Italia. De Luca, il presidente
della terza regione di là ha il bilancio impugnato perché va contro la Costituzione, si mette la legge sotto i piedi. No, è che questa è la regione Campania. È che Fico voleva sapere se arrivano questi 100 peoni e rosa e le accetta. Io non ho nessun rapporto personale con De Luca, il mio rapporto con lui è esclusivamente politico quindi le peonie non bastano certamente ad accontentarmi dal punto di vista politico, visto che sta devastando la mia regione. Però se le manda scusa per la frase, quella le accetta, sì. Non avverrà. Gliela assicuro. Senta, state tranquilli. Ma io gliele rimanderei indietro. Come ha detto il presidente, lo cito: non fiori ma opere di bene. Ci deve da fare per la campagna. Senta, signor Fico, qual è il numero massimo di fiori che ha regalato? Io? Sì, non le ha mai regalate. No, questo non regala fiori. Fico non è da fiori. Cioè, le ha mai regalati dei fiori? Sì, ogni tanto. Una volta ha regalato un basilico, così, per gli odori della cucina. Cosa ha regalato, signor Fico? Ci dica, un fiore, non le chiediamo neanche a chi. A Ivonne ho regalato delle rose. Delle rose? Quante? Sì. Tre. Se hai regalato tre rose, io ti chiedo di abbandonare lo studio a nome mio e di Ivonne. Quante ne regalate? 10, 15, lo sai che non mi ricordo, ma poche, non più ricorda. Simboli rosse, anche un bonsai bellissimo. Bonsai bello, bravo. Bellissimo. Ma le rose le aveva regalate perché doveva farsi perdonare qualcosa o era un anniversario? No. Non ho cosa, non dice sempre no, è una domanda, o uno o l'altro, perché tu hai detto due domande, sono due no. No, ho detto, non era né un anniversario, così. Preso una sorpresa. Una sorpresa, signor Rambino, se lo immaginava questo Fico così sorprendente? Sì. Scusami Valeria, hai visto? Valeria, ti chiedo... Roberto, a differenza di De Luca è un galantuomo. Anche lei c'ha il chiodo fisso. Valeria, ti chiedo questa opinione da femmina. Sì. Hai visto che in America le donne si stanno tagliando i capelli corti per opporsi al modello di donna Melania Trump. Sì. Scarlett Johansson li ha tagliati corti, no more Melania hairs. Sì. No, io non credo che serva questo per dimostrare di essere donne. In Italia cosa mi sento molto donna e sono felice insomma di portare avanti il mio essere donna, anche mettendo a servizio tutte le caratteristiche dell'essere donna della mia terra e del mio paese. Ultima cosa, sono d'accordissimo, oltretutto d'accordo. Sono d'accordissimo con Valerio, oltretutto noi non abbiamo quote rose interne e abbiamo Valerio Regione Campania, Chiara Appennino a Torino, Virginia Raggi a Roma e siamo molto più avanti senza aver adottato regole interne. Questo significa portare avanti chi ha la competenza, la voglia, la volontà. Senta, signor Ciarabino, De Luca le ha dato della chiattona. Ha detto De Luca, come rispondere? Cioè, perché De Luca poi tra l'altro è anche un bell'uomo, insomma. Cioè... Allora, guardi, le ripeto, dopo l'infamia alla Bindi, dopo la bambolina e bambolata a Raggi e chiattona a me, quello che è evidente è che questo signore 70 ha dei seri problemi col genere femminile. Allora, fosse solamente un signore settantenne, io gli consiglierei di andare da uno specialista. Sì. Siccome è il massimo rappresentante istituzionale della mia regione, io dico che l'autorità istituzionale deve essere un faro di moralità, deve essere esemplare. De Luca è un faro di immoralità, quindi purtroppo non posso dargli consigli, perché l'unico consiglio che potrei dargli è liberare la Campania da questo oltraggio che si chiama Vincenzo De Luca. Secondo me, Valeria, le rose e le peoni non arrivano. Però ce ne libereremo presto. Mi sa che non arriva. Niente peoni. Grazie Valeria Ciarabino. Ciao Valeria, grazie. Ciao. Regionale del Movimento 5 Stelle.